Quarto posto in classifica, 33 punti per la giovane Cattolica, meno uno dalla terza, esattamente dai cugini di mare del Torconca. La soluzione però non sta nell'acqua, ma bensì il presidente Visino rappresenti la ditta Soluzione Acqua. La sua formazione trova la soluzione in campo, per giunta niente acqua ma solo sole, quello che bacia i colori giallorossi che compiono l'impresa in esterna sul campo dell'ostico San Pietro in Vincoli, che non riesce proprio a dare continuità alla sua stagione. A fare di un boccone dell'avversario è già il Cattolica in avvio, che con il suo miglior mangiatore alias Magnani va al traversone per Angelelli, che rovesciata mette alto. Il San Pietro prova a creare, ma d'azione confusa arriva l'uscita tempestiva di Venturini e danni di Baldinotti. L'ultimo arrivato in casa dei Verdi, un certo Baiani, prova a colpire, ma Venturini non corre rischi, come del resto fa buona guardia sul tentativo di Migliaccio, accompagnando la sfera con lo sguardo sopra la traversa. Del resto, se anche Barzan qualche minuto dopo risulta impreciso, bisogna fidarsi alla buona sorte quando dall'angolo Guerra colpisce sì di testa, non trovando però il bersaglio. Il Cattolica gira la ruota, trova la soluzione che non è acqua ma è a fondo, come quello che accorre al minuto 27 quando Sassi sbaglia il rinvio e Casadei affonda Brini. L'arbitro a questo punto decreta il calcio di rigore. Dagli 11 metri Casolla trasforma il penalty spiazzando Sassi e dimostrando che anche dal dischetto ci sa fare, mostrando una Casolla grande così. La giovane Cattolica insiste quando al 34esimo, sugli sviluppi di un cross di Angelelli, Magnani arriva a liberarsi ma la sua girata finisce a lato. Punizione dalla parte opposta, Migliaccio chiama la presa Venturini. In chiusura di tempo, triangolo tra Brighi e Magnani con tiro finale di Brighi nuovamente fuori. Nella ripresa Zanzani prova a pungere ma sul controcross la difesa cattolichina libera. Proprio i giallorossi vanno vicini al raddoppio quando Magnani, servito dal cross di Angelelli, colpisce il palo. Il San Pietro si affida al proprio santo quando di testa Migliaccio inquadra sì il bersaglio ma Venturini para. Dall'altra parte gli ospiti normalmente in avanti con Tinti che una volta entrato in aria, anziché mostrare la tinta unita, pennella un arcobaleno calciando il pallone al cielo. Altra botta tentata questa volta da San Pietro ma il rimpallo favorisce Venturini in uscita. L'ultima emozione arriva da uno svarione della retroguardia di casa che mette in moto Ceramicoli che, usufruendo del proprio cognome, crea quella ceramica che riproduce il pallone che viene utilizzato per i vestimenti, per muri e pavimenti di abitazioni vicine al campo. Il San Pietro perde terreno, mentre a gioire è proprio il Cattolica, quarto posto in classifica, e ora sognare si può rispetto a quello che avevano vissuto i tifosi cattolichini nella scorsa stagione.